siamo riuniti qui a Piazza Santi Apostoli per manifestare contro gli insulti che sono stati rivolti ai giornalisti che hanno fatto le loro inchieste in questo periodo. Giù le mani dall'informazione non è uno slogan, ma è un momento importante quello che ha raccolto qui non solo i giornalisti ma anche molti cittadini a difesa della libertà di stampa e della libertà di espressione. La libertà di stampa si difende giorno dopo giorno e si può perdere giorno dopo giorno. Noi siamo qui per ribadire ancora una volta che senza l'informazione non c'è democrazia. Senza l'informazione c'è soltanto propaganda, senza l'informazione c'è soltanto disinformazione e così la democrazia muore. È un segnale di presenza attiva con una risposta composta e determinata rispetto a volgarità e a un clima d'odio che non possiamo accettare, soprattutto per rispetto non solo e non tanto a tutti i nostri colleghi, e sì che è una cosa importante, ma anche ai cittadini che hanno il diritto di essere correttamente informati in base all'articolo 21 della Costituzione. C'è una pessima aria in questo paese, si rifiutano le domande, si minaccia il cronista sgradito, cronisti che vivono sotto scorta. Bisognerebbe rafforzare la libertà di informazione, invece c'è qualcuno anche in questo governo che vuole imitare Trump e vorrebbe sbarazzarsi dei giornalisti sgraditi. Guardi, ma io non devo aggiungere nulla alle parole di un uomo mite e moderato, il Presidente della Repubblica Mattarella, che per la quinta volta in un mese ha dovuto richiamare l'attenzione sulla libertà di informazione come presidio della democrazia. E se un uomo come Mattarella deve farlo cinque volte, vuol dire che nel cielo di questo paese stanno girando delle nubi inquietanti per la libertà di informazione. In qualche modo le regole democratiche sono messe in discussione da quegli insulti e da quelle parole che se avessero davvero voluto colpire parole di odio scritte sui giornali avrebbero avuto istituzioni democratiche che appunto potevano raccogliere quelle denunce come il Consiglio di Disciplina dell'Ordine, come la stessa Procura della Repubblica nell'eventualità che ci fossero secondo loro gli estremi per farlo. Io lo so, lo dico perché sono Presidente Carta di Roma, ma contro le parole di odio ci battiamo ormai da 10 anni esattamente in questo modo, con gli stessi giornali che loro indicano come gli autori di questa campagna di odio contro la sindaca di Roma, noi ci battiamo da tanto tempo nelle sedi opportune. Noi come ordine dei giornalisti non rappresentiamo una casta né un apparato, bensì migliaia e migliaia di colleghi che in questi anni hanno garantito l'ossatura informativa di questo paese. Questa è una classe politica che vuole evitare il filtro critico, vuole comunicare direttamente su Facebook, sui social, senza avere il filtro critico dei giornalisti. E questo in un regime democratico non è possibile. Vogliono praticamente annullare la libertà di pensiero, del pensiero critico, anche della parola contraria, con un linguaggio volgare, pesante, sessista e violento. Ma noi tutto questo non lo possiamo permettere, ma non è che lo possiamo permettere per noi giornaliste e giornalisti, non lo possiamo permettere per l'Italia. E questo ci spinge ancora di più a portare avanti la cultura del lavoro, è quella cultura che mano a mano si è un po' persa in questi anni, e questo sarà un impegno culturale, sarà un impegno sindacale anche per il futuro dell'Associazione Stampa Romana.